Buongiorno a tutti, come state? Da tantissimo tempo che non ci vediamo, spero che abbiate passato delle bellissime vacanze estive. E oggi sono qua invece per farvi, tanto per riavviare un pochino il canale che negli ultimi mesi si è un po' perso, e poi perché volevo farvi assolutamente vedere tutti i libri che ho letto e acquistato quest'estate, che sono tanti. Ho avuto un'estate ricca di libri. Libri letti, libri appunto acquistati, regalati e libri scritti, perché sto lavorando a un nuovo progetto, per cui insomma è stata un'estate molto bella da questo punto di vista. Allora, iniziamo subito dai libri letti. I libri letti, che in parte ovviamente rientrano anche nella categoria libri acquistati, perché alcuni di questi li ho acquistati proprio quest'estate e li ho letti subito, sono abbastanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libri di lunghezza medio-corta, per cui non ho avuto letture particolarmente impegnative. Sono riuscita a non leggere l'unico libro che pensavo di leggere, e poi vi dirò qual è, ma intanto iniziamo da questi. Allora, ho iniziato una saga fantasy di Licia Troisi, che è una scrittrice che a me piace molto. Fra le letture, diciamo, leggere, di svago, è uno stile, una scrittrice, insomma, che mi piace veramente parecchio. E ho iniziato a leggere la saga della ragazza drago. Mi è piaciuta, il primo volume, molto leggera e molto rivolto ai ragazzi, quindi è una lettura giovane per ragazzi età medie, prima metà del liceo, diciamo, quindi una scrittura proprio da ragazzini, ma che a me è piaciuta tanto. E ho già gli altri due, sono 5 volumi in tutto, io ho i primi 3, quindi a breve leggerò sicuramente gli altri 2. E questo libro mi è piaciuto, perché no? E quindi sicuramente confermo ciò che ho sempre pensato della Troisi, cioè che fosse un'ottima scrittrice di libri di intrattenimento fantasy. E l'unico che non mi è piaciuto di quelli che ho letto finora, che non sono tantissimi, è la saga del Dominio, quello che era uscito insomma pochi mesi fa. Quello non mi è piaciuto, ma non ve ne ho neanche mai parlato. Poi ho scoperto uno scrittore di cui ignoravo non che ne ignorassi l'esistenza, ma che non avevo mai pensato di leggere, non so per quale motivo, sia Amos Oz, che ho scoperto essere uno scrittore di libri prevalentemente per ragazzi. Questo libro, D'un tratto nel folto del bosco, mi è piaciuto tantissimo. Forse il finale non mi ha proprio entusiasmato, però l'idea di questo mondo in cui tutti gli animali a un certo punto sono spariti e non si sa come mai, non si sa dove siano e non si sa perché, è un'idea che a me personalmente piace parecchio. Ci sono diverse parti che mi sono piaciute e che ho segnato con i post-it, perché è una lettura che mi ha coinvolta veramente tanto. È un libro corto, veramente corto, si legge in pochissimo tempo, per cui consiglio a tutti quanti di provare questo autore. Io sicuramente leggerò qualcos'altro di suo. Un libro che mi ha strappato il cuore e che si collega in parte al percorso che sto affrontando in questo periodo, di cui poi vi parlerò, sia il percorso di specializzazione per insegnanti per prendere l'abilitazione nel sostegno didattico alle persone con disabilità. E ho letto, questo è stato un libro strafamoso, forse soltanto io nel mondo di YouTube ancora non l'avevo letto, ossia Se ti abbraccio non aver paura, di Fulvio Hervas. Ossia questo viaggio straordinario di questo padre in giro per l'America in moto insieme al figlio adolescente autistico. Fra le varie situazioni, insomma, di disabilità mentale con le quali mi sono trovata ad avere a che fare nella vita, in particolare nella mia vita di insegnante, l'autismo è una tipologia di problematica che mi appassiona tantissimo, nel senso che trovo che questi ragazzi siano straordinari proprio nel fatto di essere tutti diversi fra loro e di avere di vedere cose che noi probabilmente non vediamo, di non riuscire a verbalizzare cose che noi riusciamo a verbalizzare, che sentiamo, ma che anche loro sentono, solo non riescono a verbalizzarlo. Quindi è un tema che mi tocca particolarmente. Questo libro non nego che mi ha strappato qualche lacrimuccia, perché è veramente toccante. Quello che fa questo padre insieme a questo figlio è qualcosa di straordinario. Se avete tempo e voglia, andatevi a guardare anche su YouTube, ci sono tantissimi video di questa coppia meravigliosa, padre e figlio, unitissimi. E questo, se ancora non l'avete letto, se siete fra i pochi al mondo che non l'hanno ancora letto, leggetelo. Poi, quest'estate ho scoperto uno scrittore straordinario di cui avevo sempre sentito parlare per
il suo tomone più famoso sia Infinite Jest, che io ancora non ho letto. Ho deciso di iniziare con qualcosa di più soft, di molto più soft, e sono partita con una cosa divertente che non farò mai più, ossia il resoconto tragicomico di una crociera extra lusso. Io sono stata in crociera molti anni fa e quindi mi sono ritrovata in tantissime delle descrizioni, delle situazioni raccontate. La scrittura di David Foster Wallace è qualcosa di meraviglioso, cioè io veramente vorrei svegliarmi domattina e scrivere così. Ed è sicuramente uno scrittore che mi ha appassionato e del quale voglio leggere anche tutto il resto, compreso Infinite Jest. È un libro molto leggero, si legge leggero ma non sciocco, cioè ci sono moltissime riflessioni e moltissime osservazioni sulle tipologie di persone che vanno in crociera, sulle tipologie di generi umani esistenti al mondo che vengono poi concentrati tutti su una nave da crociera, perché ovviamente lì non c'è via d'uscita e quindi ti ritrovi tutti lì, tutte queste tipologie antropologicamente molto interessanti e bizzarre. E cosa particolarissima di questo libro sono le note, perché sono praticamente, è più il testo delle note che il testo vero e proprio. Questa cosa, da un lato è una sua particolarità, dall'altro può in alcuni punti rallentare un pochino la lettura, perché effettivamente tu sei nel mezzo di una frase, così poi inizi a vederti le note, perdi un po' magari il filo del discorso, però vi assicuro che è un libro leggerissimo da leggere, soprattutto in vacanza, soprattutto in crociera. Io vabbè, non l'ho letto in crociera, l'ho letto in campeggio, ma insomma, il succo è sempre quello, in vacanza siamo sempre un po' tutti nelle stesse situazioni, tutto sommato. Quindi David Foster Wallace assolutamente fra le grandissime scoperte di quest'anno, di cui ho comprato anche il Themis come esperienza religiosa. Non ho letto metà perché sono praticamente due scritti sul o tre scritti sul tennis raccolti appunto in questo mini volumetto che vendono alla folle cifra di 10 euro, che mi sembra un po' eccessivo perché è veramente brevissimo. E sì, questo diciamo che avevo delle aspettative altissime venendo da appunto dal libro che vi ho mostrato poco fa, per cui questo mi ha inevitabilmente un pochino delusa perché i toni sono un po' diversi, l'argomento è un po' diverso. Io in passato ho praticato il tennis, quindi qualcosa di tennis so, diciamo che una persona che non sa nulla di tennis, questo libro è un pochino più difficile da seguire, ecco. Comunque lui è sempre molto ironico, sa vedere veramente i tratti tragicomici di tutte le situazioni. Quindi se siete appassionati di tennis è sicuramente una lettura molto carina da fare. Poi, veniamo alle letture da femmina, diciamo ai chick lit o giù di là. Ho letto di Giulia Carcasi che non conoscevo, Io sono di legno. È una sorta di storia di una madre che una madre racconta alla propria figlia, inframmezzata da alcune riflessioni della figlia sulla propria madre, quindi è una cosa un po' insomma da leggere con due chiavi di lettura differenti, due punti di vista differenti. È una lettura piacevole, non posso dire che mi abbia sconvolta, ha sicuramente dei tratti anche abbastanza drammatici in cui ci si può riconoscere in determinate situazioni di donna. È una lettura piacevole. Non mi ha lasciato chissà quale segno pazzesco, ma non mi aspettavo neanche che lo facesse, quindi va bene così. Altro libro, mi è d'estate piace molto leggere libri che parlano di viaggio, e ho letto di Maria Perosino, Io viaggio da sola. E questo anche è un mini volumetto che consiglio a tutte le donne in assoluto, e in particolare a tutte le donne che non vanno in vacanza perché non hanno il fidanzato e allora non hanno voglia di viaggiare da sola. Io nella mia vita ho sempre viaggiato da sola per lavoro prevalentemente e è una cosa che mi piace tantissimo. Io avrei bisogno di viaggiare di più in generale, ma anche da sola, perché trovo che sia un ottimo modo per conoscere se stessi e per conoscere il mondo attraverso i propri occhi e quelli di nessun altro. Si rispettano i propri tempi, le proprie esigenze, trovo che sia una cosa molto bella. Questo è un volumetto che è molto utile in generale per tutti, anche per chi non viaggia da soli, con alcuni consigli di viaggio su come scegliere i ristoranti, su come muoversi. Bello, questo è veramente consigliato, mi è piaciuto tantissimo. Poi, sempre fra i romanzi leggeri, ho
ho letto un libro che tutti, anche qui, tutte le youbookers o le booktubers, come si suol dire, più giovani magari di me, hanno letto, ma d'estate ci vuole un romanzo un po' a zero neuroni, ed è Fangirl di Rainbow Rowell. Mi piacerebbe fare un video in cui parlo espressamente di questo. Quello che posso dire è, ne ho sentito parlare molto bene e molto male. Secondo me va preso per quello che è, un romanzo per ragazze, perché poi il target è femminile, che si affronta con la stessa leggerezza con cui vivreste una stagione di Dawson Creek, non so, per quelli dei miei tempi. Quindi, storia d'amore, questa ragazza che scrive fanfiction, che è proiettata nel mondo delle sue fanfiction, eccetera, eccetera. Leggero. L'unica cosa, magari, ecco, 500 pagine, secondo me, sono un po' eccessive per il tipo di storia che racconta. Cioè, diciamo che la vicenda si poteva risolvere in molte meno pagine. Però, vabbè, se vi interessa, semmai vi faccio un video in cui ve ne parlo. Diciamo che partire con aspettative alte su un libro che ha in copertina un albero con dei cuoricini al posto delle foglie, diciamo che no, prendiamolo per quello che è. Per quello che è, secondo me, va bene. È un romanzo per ragazze, leggero, basta. Passiamo a una lettura di tutt'altro genere, tutt'altra tipologia. Sono tornata ad un autore che mi piace molto, di cui ho letto ancora troppo poco rispetto a quello che vorrei, ossia Charles Bukowski. Shakespeare non l'ha mai fatto. Questo è un racconto, diciamo così, autobiografico di un suo viaggio in Europa, in Germania e in Francia. Io amo moltissimo la scrittura di Bukowski, così realistica, così cruda, così senza fronzoli, senza veli, proprio una scrittura sincera e spontanea. Ho letto ancora poco di lui, perché ho letto solamente Storie di ordinaria follia e Pulp, e questo appunto che è autobiografico, ma voglio piano piano recuperare tutto il resto, perché davvero trovo che sia straordinario, quindi questo mi è piaciuto tantissimo. Poi una lettura decisamente leggera, veramente che fa ridere, ma sul serio. Lo sto facendo insieme a mio marito, proprio leggiamo insieme alle volte dei capitoli, un capitolo a testa o giù di lì, l'abbiamo quasi finito. Non avevo dubbi sul fatto che questo mi sarebbe piaciuto, ed è Se prima eravamo in due di Fausto Brizzi. Questo è il seguito di Ho sposato una vegana, sempre ovviamente di Fausto Brizzi, che già mi aveva fatto morire dalle risate. Quindi quando ho visto questo in libreria assolutamente l'ho comprato, e infatti mi sta piacendo tantissimo. Abbiamo riso a crepapelle. Se siete una coppia appena se siete una coppia di neogenitori, questo assolutamente dovete leggerlo, dovete. Poi, sempre per cose leggere, d'estate io e mio figlio in spiaggia ci leggiamo spesso i fumetti di queste raccolte Disney. Queste sono le più belle storie di pirati, perché in questo periodo mio figlio è in fissa con i pirati. Non le abbiamo lette tutte, ma parecchie, sono molto molto carine. Queste raccolte Disney secondo me sono bellissime, strepitose, e da leggere d'estate per bambini, sono veramente belle. Poi passiamo a un libro di tutt'altro genere, che sto leggendo per i miei studi, diciamo appunto legati al sostegno didattico e alle diverse tipologie di intelligenza, ed è Forme Mentis, saggio sulla pluralità dell'intelligenza di Howard Gardner. Questo è uno dei più grandi teorici che hanno parlato appunto di pluralità di intelligenza, diverse forme di intelligenza. Di questo voglio fare poi un video a parte, lo sto leggendo a piccoli pezzi ovviamente, perché comunque è abbastanza massiccio, quindi non lo sto leggendo tutto in blocco, però mi sta piacendo tantissimo e mi sta veramente spalancando le porte della mente, anche della mia mente, cioè inizio a capire anche come funziona la mia mente, è una cosa meravigliosa. E piccola digressione, questo bellissimo segnalibro è quello della mostra di Star Wars che c'è a Genova, credo ci sia ancora, se non l'avete vista andate a vederla perché è bellissimo. Poi l'unico libro che ve lo mostro, ma in realtà è l'unico libro che avrei voluto leggere e che non ho letto, ed è La Guida Galattica per gli autostoppisti. Da ormai 2 anni mi sono lanciata in questa avventura di leggere un romanzo per ogni estate, quindi 2 estati fa ho letto il primo, l'anno scorso il secondo, quest'anno avevo dovuto leggere il terzo, infatti avevo già il segnalibro messo qua, solo che poi per svariati motivi non l'ho portato con me in vacanza e insomma alla fine non l'ho letto. Vediamo se riesco a recuperare entro la fine di settembre. Passiamo invece agli acquisti. Su questo voglio essere velocissima, altrimenti diventa un video lunghissimo. Il primo acquisto che vi faccio vedere l'ho regalato a mio marito, non l'abbiamo ancora letto né io né lui, pesa 250 kg ed è Le vite segrete di Twin Peaks, di Mark Frost, l'autore, uno degli sceneggiatori insieme a David Lynch di Twin Peaks, ovviamente. È fatto tutto sotto forma di dossier,
Ora vi faccio vedere, poi semmai questo ve lo faccio vedere poi nel dettaglio. È fatto sostanzialmente sotto forma di dossier, come se fosse appunto tutto il materiale in possesso della polizia per risolvere il caso di Laura Palmer e altre stranezze successe a Twin Peaks. Io e mio marito siamo entrati in fissa con Twin Peaks da Pasqua, da quando gli ho regalato il cofanetto con Twin Peaks, e questo ancora non l'abbiamo letto perché non abbiamo avuto il tempo, ma sicuramente è lì e ci attende. Altri acquisti, che non sono pochi a dire il vero. L'erede di Gabriel, ossia il terzo episodio della saga di Pandora di Licia Troisi, una saga di cui ho già letto i primi due e mi sono piaciuti, sempre nell'ottica di una lettura leggera, e quindi insomma ho ovviamente già comprato il terzo e lo leggerò a brevissimo. Regalino della mamma, Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini. Io ho molto amato Anna Marchesini come attrice, non avevo mai letto niente di suo e questo mi sembra la lettura giusta da cui partire perché credo, mi sembra di aver capito che sia anche piuttosto autobiografico. Io amo molto gli scritti autobiografici dei personaggi, degli scrittori e degli artisti che amo, quindi sicuramente è una lettura che mi piacerà o comunque che mi interesserà. Forse è uno degli ultimi acquisti, quando si mettono tutti in ordine sparso, di questo se ne sta parlando tantissimo su YouTube, dovremmo essere tutti femministi, dice Mamma Ngozi Adichie. Già solo per dire il nome ci vuole un corso specifico, è in realtà un microscopico volumetto perché è il discorso che lei aveva tenuto per il TED di Bologna, sì, di Bologna. E si legge, non ho ancora letto, si legge però immagino in pochissimo tempo, anche questo ha tutte le caratteristiche del furto perché sono 9 euro, devo dire la verità, mi sembra un pochino risicato, però per carità è un libro che sicuramente mi lascerà tantissimo, per cui sono molto contenta di averlo comprato. Libro che ho comprato in vacanza praticamente alla cieca, ossia Risveglio a Parigi di Margherita Oggero. Io conoscevo Margherita Oggero solamente per le sue storie gialle. Le sue storie gialle, diciamo a sfondo un po' rosa, a cui è ispirata, se non sbaglio, anche la serie Provaci ancora prof. Ne ho letti tre, mi pare, di quella serie lì. Questo non c'entra niente, però mi ispirava moltissimo la trama di queste tre amiche che partono per un viaggio insieme, insomma, mi ispira, questo qui non vedo l'ora di leggerlo, se mi piacerà lo regalerò anche alle mie amiche. Ritornando a Bukowski, questo è un acquisto che feci, ve li faccio vedere tutti insieme, gli acquisti che feci al libraccio un po' di tempo fa. C'era un mega sconto sui feltrinelli nuovi. Ho comprato Il capitano fuori a pranzo di Charles Bukowski, anche questo è uno scritto autobiografico e penso che sarà il prossimo libro che leggerò. Di Banana Yoshimoto Tsugumi. Non ho un grandissimo rapporto con Banana Yoshimoto, ma ci voglio riprovare. E di Yukio Mishima, Confessione di una maschera. Di Yukio Mishima io lessi solamente musica, che mi piacque tantissimo e questo mi ispira tanto per la trama. E poi ho comprato sempre in quella tranche di acquisti al libraccio di Chuck Palahniuk, non lo so come si dica, Invisible Monsters. Di Chuck Palahniuk ho letto solamente Fight Club, Rinananna e Soffocare. E questo che mi incuriosiva tantissimo per il discorso fisico, rapporto fisico-mente, cosa succede quando non hai più il tuo aspetto fisico per un qualche motivo. Un altro autore che ho scoperto quest'estate è stato Murakami, non quest'estate, quest'anno, un po' prima dell'estate, è stato Murakami e mi sono comprata La ragazza dello Sputnik, sempre perché appunto la trama mi intrigava, credo che sia che mi piacerà molto. Su questo ho grandissime aspettative, spero che non vengano deluse. Ultimo libro è il celeberrimo Il Signore dei Tranelli, parodia del Signore degli Anelli. Ne ho sentito parlare molto bene e molto male, magari è una cavolata pazzesca, però mi piaceva, l'ho trovato anche questo al libraccio e secondo me è uno di quegli acquisti che per un appassionato del Signore degli Anelli ci può stare, dai. Questo qui lo leggerò e poi vi saprò dire. Benissimo, direi che il video è finito, non ho più niente da mostrarvi. Questo sarà il primo di una serie di video perché voglio appunto rientrare un po' in carreggiata. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e soprattutto fatemi sapere se volete una recensione, un video specifico su alcuni di questi libri o di questi argomenti di cui abbiamo parlato. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!